Eccoci qua cari amici, ben ritrovati in questa puntata di Te la do io la Malesia. Ci troviamo in questo momento in una delle vie centrali. Nelle vie centrali ci sono tutti i più grandi brand internazionali. Adesso ve ne mostro giusto qualcuno. Più avanti c'è anche il McDonald's, eccolo qua. E la cosa interessante è che qui, essendo veramente un popolo multietnico, ti capita di vedere, non so, la gente, le ragazze sgambate in questo modo qua, come anche interessantissimo vedere le donne con il burka sedute a mangiare al McDonald's con il velo davanti, che si infilano il panino da sotto la bocca per mangiare. E questo è un po' una cosa stranissima, perché proprio incredibile vedere le donne con il burka sedute a mangiare l'hamburger. Comunque si vede anche questo, la città offre, ecco, guardate, giusto, stiamo parlando di questo, se voi vedete questa roba qua, come avete potuto vedere ci sono anche delle cose molto strane, molto esotiche, sicuramente per noi occidentali sono cose difficili da capire, però ci arriveremo anche noi, anche perché con quel sistema lì hanno risolto tantissimi problemi familiari. Pensiamo per esempio ai problemi con i divorzi sono diventati di moda, la gente si sposa non comprendendo il significato dell'unione familiare, poi scoppiano i litigi, ci sono incomprensioni, ci sono pretese da parte dell'uno o dell'altro. Ecco, qui hanno risolto questa cosa qui in maniera molto semplice, ovvero il marito, lei gli indossa il burka, non se lo può più togliere, e a quel punto lì, diciamo, con la moglie sottomessa in quel modo, è ovvio che la famiglia, diciamo, rientra in un contesto più armonioso. È difficile che in quel caso lì ci siano dei divorzi. Poi tra le altre cose anche l'uomo, si vedono uomini che hanno una donna col burka, ma ne possono essere anche due, tre, quattro, per cui in quel caso lì, anche se divorziano, comunque il contesto familiare rimane, ma poi non divorziano, perché una volta che gli è infilato quell'abito lì è come aver delimitato, messo dei paletti ben precisi, è come ad andare in maniera figurativa a delimitare e demarcare un territorio. Ecco, vi lascio allora con questa carrellata qui di immagini, e qua c'è un po' di tutto. Qua c'è la solita sopra elevata, la monorotaia che passa in giro per la città, di sfondo le torri Petronas, anche se non si vedono bene nella camera, ecco, zoomando si vedono meglio. Ok ragazzi, ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima.